Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, bentornati su questa serie, sulla serie di The Last of Us parte 2 Remastered. Allora siamo di nuovo in un flashback con Abby e Owen, siamo tornati indietro a 4 anni prima e andiamo avanti da dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Ragazzi, prima di cominciare, come di consueto vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video. Due semplici click, non c'è nessun costo, nessun impegno da parte vostra, ma per me sono importanti. Stai seguendo sul muralis di Max? Lo abbellisco. Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci. Oh, il mese scorso si è unita un'altra luce. Ex luce. Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara. E ci sono prove a supporto di ciò? No. Ma come? Non ci sono. Perché ci devono essere per forza? Dai, dove dobbiamo andare? Hai iniziato a tirare con l'arco? Non direi. Beh, sembra complicato. Non toccare. Abigail. È un esperimento scientifico. Più o meno. Molto. Distillo alcol di prima qualità. Puoi averlo, se fai la brava. Che privilegio. Ah, facciamo una sfida, dai. Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che possa piacerti, piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Sì. Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci sto. Ci proviamo. Uno in meno. Sono fiero di te. Meno due. È ancora lunga. Tranquilla. Ah, buon per te. Accidenti. Cinque. Siamo a metà, Abby. Ancora due, tranquilla. Sento quasi un moto d'orgoglio. Non vedo l'ultimo. 30 secondi. Non ne vedo più. Sono io che sono... Ah, eccolo là. Mancano 10 secondi. Cazzo, ce l'hai fatta! Punteggio massimo! Ho ancora tempo, giusto? 5, 4, 3, 2, 1. Ce l'ho fatta! Direi. Al primo colpo. Che ne dici ora? Sì, grande. Sei piena di talenti. Sta zitto e scrivi il mio nome. Lo farò. Dopo. Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No, non le importa. Allora segnami sulla lavagna, Owen. Ok, calmati. Beh. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Andiamo. Vieni di sopra. È il cadavere del capitano. L'ho visto la volta scorsa. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Cosa? No. Cioè, non è male come idea. Dopo di te. Wow, complimenti.
Che lusso. E non hai ancora visto niente. Accomodati. Goditi il panorama. Prendi, assaggia. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Per lei, Porci. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è il nostro anniversario, quindi... Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Chi, io? Indovina. Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto 10 anni fa? Sì. Quindi l'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fosse lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso. Sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate. Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel. Ehi. O insieme o niente, giusto? Certo. Ma scusate, all'inizio del video ho detto 4 anni prima, invece era 4 mesi prima questo. Quando sono partiti per andare a cercare Joel e ucciderlo. Non erano 4 anni prima. Rettifico. Adesso qua ci hanno catturato le Jenastre. Thank you.
E loro si annida il peccato. Eh sì. Liberali, perché possano conoscere il mio. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Dagli. Gli ha piantato un martello in testa. Chiara! Chiara! Arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Lev. Chi è? Occhi aperti. Vabbè ragazzi, però va bene. Quanti sono? E quanti accidenti sono? Forza, muoviamoci. Da che parte? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Ora. La posta è di qua. Yeah!
Anche Ben. Sì. Muoviamoci prima che ne arrivino altri. Ogni direzione va bene. Sappiamo dove. Io ho sta bottiglia in mano, vabbè, dove andare. Che diavolo sto facendo? È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui? Andiamole. Apri. Spostati. Forza. Su, vieni. Eccola qua. Questa è quella grossa. Questa è tutta da schivare e... Hai il mio zaino! Aia, è troppo presto. Miseria. Piantaglielo in testa. Perder tempo qua. Okay. Fatto. Voi state bene? Sì. C'è qualcosa? Non credo. Non sarebbe male, però è lento, ragazzi, quindi non, sinceramente preferisco. Avanti. Come va il braccio? Allora, qua dobbiamo fare un po' di ok di scorte, perché prendete tutto ciò che trovate. Non possiamo, sono oggetti del vecchio mondo. Ma che... Madonna. Ci servono provviste. Finché siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo hai fatto? Ho rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Adesso andiamo, Fammi fare prima un po' di scorte. O almeno prendere tutto quello che c'è. Questo ci piace. Interessante. Proiettili al sacco. Ok,
cartucce incendiarie, vabbè, però non abbiamo. Adesso arrivo, ragazzi. Eddie, mi auguro di tutto cuore che tu stia bene. La tregua è stata infranta e ci hanno richiamato alla base per nuove assegnazioni. Ho mandato due gruppi a cercarti in mano. Spero che trovi questo messaggio e torni da noi. Iene maledette, Matt. Possibile che ho i proiettili, no? E quelli del pompa sono al massimo, sì. Allora, facciamo un rapido giro qua, poi prima di andare passo un attimo dal banco di lavoro per vedere se possiamo fare qualcosa. Non vedo niente qua. Non vedo niente. Questi sì. Allora, noi da che parte dobbiamo andare qua? Da dove sono arrivato. Di qua penso, sì. Ancora due pugnali. Non si sa mai. Allora dobbiamo uscire di là, però io voglio prima andare un attimo al banco di lavoro, vedere se possiamo modificare qualcosa. Arrivo, eh. Ma io andrei per la velocità di ricarica, che ci può tornare utile. Possiamo fare niente perché abbiamo solo 19. Ok, direi che possiamo andare.
Siamo vicini alla costa. Ancora un po'. Seguitemi! Si vede niente, tanto per cambiare. Ma io perché devo usare il... scusate. Dov'è l'altro? Qua. E ora mi sembra la direzione giusta. Non posso prendere niente perché ho tutto abbastanza pieno. Devo vedere una cosa, ma... Ok, dai, possiamo... No, fammi mettere il pompa che... Vi faccio passare e voi aprite il cancello. Va bene. Forza.
Tocca a te. Occhio al braccio. Cazzo! Fai presto! Me la ricordo sempre questa, come ecco le altre. Dammi solo un minuto. Tieniti stretta. Ok. Ah, il braccio. Lo so. Il braccio. Pensa a respirare. Inspira, espira. Con calma. Inspira, espira. Proviamo le porte. Controlliamo se ci sono infetti. Non si apre!
Prova le altre. Niente? No. Qui dentro. Entriamo prima che ci scoprano. Chiudi. Vieni, aiutami. Ehi, dobbiamo soltanto sistemarlo, ok? Sai come si fa? Taglialo a strisce. Sdraiati. Adesso tiro, ok? Ok. Pronta. Come ti chiami? Abby. Grazie di avermi liberata. Questa zona è pericolosa. Comunque stia dura. Dovete andarvene da qui. Ce la caveremo. Sì. Beh, che storia, ragazzi. Allora, io sono un po' marconcio. Ok. Owen. Di qua credo che non ci sia nulla, quindi dobbiamo passare di qua. L'acquario è lì. Andiamo. Grazie del altro banco di lavoro, ma non ci passo per niente, mi sa, perché non ci abbiamo, vediamo un attimo, ma non credo di avere risorse a sufficienza per fare qualcosa. Possiamo farci qualche bomba intanto, va. Ah, non accenderla che facciamo dei danni qua, eh. Oh, la fondina per l'arma. Beh, questa sì. Già va bene. Ci piace. Ok. Vediamo se possiamo fare qualcosa, ma dubito. Potremmo migliorare la stabilità e nella pistola il rinculo, sì. Vediamo il rinculo della pistola che
che aiuta. Ok. Qua, se non ricordo male, dobbiamo uscire da qua sopra. O no? Sì. Scusate un attimo. Qua ce ne sono ancora un po'. Sono per il fucile, le cartucce incendiarie, sì. Se io volessi cambiare le altre cartucce. Qua ci sono quei maledetti stalker che non si vedono, quelli che rompono le scatole. Eccolo qua, vedi. Sono degli infami questi qua che... Questo chi è? Bene. Maledetti. Ok. È ok, ma... Ok, ma abbiamo consumato tutto il consumabile. Vabbè, vediamo se... Tanto riusciamo a recuperare qualcosa. Qualcosa mi sembra che ci fosse in giro qua, però... Molto poco, però... Vabbè.
Sì, come al solito sarei anche potuto scappare, andare via, non è che però. Era un po' che non ne trovavo più, visti. Ok, da qui devo solo proseguire dritto. Oddio! Starci in acqua, eh sì. Forza, qualcuno ha capato. Lo sto premendo, eh. La corrente è forte. Anche qua sta parte è abbastanza tostarilla. Proviamo le frecce, quindi. Will, vado a stendermi, nonostante l'adrenalina di questo merdaio senza fine. L'influenza mi sta annientando. Concedimi qualche ora di sonno per riprendermi. Ho messo a dormire la nostra piccola Ape. Penso che tutta quella violenza abbia scosso. Mi ha chiesto: mamma, perché tu e papà spingevate quelle persone? Le ho spiegato che era l'unico modo per salire a bordo. Ha annuito, ma non credo che abbia effettivamente capito. Forse avrei dovuto darle una risposta diversa, non lo so. Ad ogni modo, se si svegliasse prima di me, leggile uno dei suoi libri. L'aiuta sempre a calmarsi. Spero che tu abbia risolto quei problemi con i razionamenti. Quindi. A salire di qua. A balestra, ci piace. Ok. Hai ucciso tutta questa gente. Ci piace la balestra. Yeah. Non ricordo se le frecce le possiamo recuperare o no. Forse sì. Benissimo. Ok, quindi li possiamo recuperare. Mica tutti però. Questo non me l'ha recuperato.
Voglio ringraziare per l'aiuto con il passeggero infetto. Siamo fortunati ad avere a bordo qualcuno che abbia il coraggio di esperienze necessarie e l'esperienza necessaria. Il resto dell'equipaggio è una manica di imbecilli, di imbelli. Imbelli. Beh, avranno sbagliato, credo. E non concordo con l'idea del capitano di tenere sotto chiave le armi. Non possiamo fingere di ignorare che sul traghetto ci siano i passeggeri infetti. L'armadio delle armi è sul ponte superiore di poppa. Combinazione, ok. La sua balestra è lì dentro. No, la balestra veramente me la sono già presa. La balestra me la sono già presa. Voglio capire, posso fare qualcosa? Io no. Ho un kit, ma se poi lo trovo non morrevo. Dobbiamo fare dei coltelli che ci possono tornare utile contro qualche clicker che sicuramente incontrerei. Vedete che c'è il kit medico, eh? Fatto bene a non farlo, perché altrimenti avrei dovuto usarlo uno, però. È uno lì dietro ancora, eh? Un clicker. E qua c'è la stanza dove siamo stati. Qua non c'è niente. No. Sembra di no. Ne sono altri? Non ne vedo più. Credo siano finiti. Almeno qua, poi. Oh,
Non sono finiti. Questo che sta pensando. Mi sembra che c'è anche un bluter, o più di un bluter, se non ricordo male, quindi bisogna fare un po' di attenzione. Allora, proviamo un po', che con Abby non l'abbiamo ancora... Forse. Sì, sì, è finita. Allora, vediamo di aprire sta cassaforte. Qual era la combinazione? Da questo 907701. Manuale, armi improvvisate, vabbè, ok.
Adesso poi la vediamo, tanto. Sì, prendiamolo, che tanto non ce l'abbiamo, quindi meglio di niente, sta. Meglio che non avere nulla. Oh, non vedo altro di qua, ragazzi. Direi che possiamo andare. Andiamo a entrare qua. Allora, vabbè, qua ci sono un po' quello che è successo nel traghetto che è partito da San Diego in direzione Vancouver. Giornale di bordo, dai. Che casino. Infatti. Confermo. Va bene, andiamo avanti. Anzi, facciamo così, ragazzi, mi fermo qua per questo episodio. Vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare in maniera gratuita iscrivendovi al canale e lasciando anche un mi piace al video. Sono due click, due semplici click, nessun costo, nessun impegno da parte vostra, ma per me sono importanti, supportate sia il canale che anche questa serie. Detto questo, ragazzi, grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo nelle prossime. Ciao!